Ciao ragazzi, oggi un video particolare, un video diverso dal solito. Invece del mio faccione in primo piano abbiamo questo calendario, il calendario editoriale di MySocialWeb. In particolar modo questo è il modello che utilizzo per il mio blog personale e per alcuni progetti, soprattutto quelli più articolati, quelli che vedono impegnati più blogger contemporaneamente. Perché ho deciso di utilizzare un foglio di calcolo, un file Excel? Perché mi permette di modellare le caselle, quindi posso inserire titoli, posso inserire altri tipi di contenuti e modellare e aggiustare questa griglia in base alle mie necessità. Seconda esigenza, attraverso il foglio di calcolo io posso condividere questo documento con i miei collaboratori. Ad esempio posso utilizzare, invece del file Excel, posso utilizzare un modello su Google Drive e avere sempre condiviso quelle che sono le novità, quelli che sono gli aggiornamenti sul calendario editoriale. Benissimo, andiamo a vedere un attimo quali sono i campi che ho deciso di inserire in questo modello. Il primo è la data di consegna, molto utile se lavori con più blogger. Ad esempio, se tu gestisci un magazine, un blog con notizie che vengono pubblicate ogni giorno, puoi dire ai tuoi collaboratori: guarda, la data di consegna sarà ad esempio il 25/03. Ok, questa può essere una data di consegna, mentre invece la data di pubblicazione può essere differente. Ad esempio io posso avere la consegna il 25 e posso pubblicare il 25. Data di consegna, data di pubblicazione. Qui possiamo mettere il titolo. Come tag, ovviamente sai che il blog può avere tag e categorie. Bene, se hai deciso di inserire tag, qui puoi mettere i tag previsti. Qui invece ci mettiamo la categoria. Ok. Per tipologia di articolo, qui intendiamo quello che può essere appunto la soluzione che abbiamo deciso di mettere in campo. Mi spiego meglio: sai bene che ogni blog può avere diversi tipi di articoli, nel senso ci possono essere gli articoli di opinione, ci possono essere i tutorial, ci possono essere i pillar article, cornerstone content. Non tutti i blog hanno queste differenze, ma se il tuo blog ha deciso di lavorare su questa segmentazione, puoi inserire delle etichette che ti permettono appunto di caratterizzare questo tipo di articolo. In questo caso possiamo considerare come fare personal branding con il blog un tutorial. Okay. Abbiamo anche altre caselle da riempire. Possiamo mettere autore, che è fondamentale quando abbiamo appunto un blog multiautore, e qui eventualmente possiamo mettere delle fonti, nel senso che se abbiamo degli articoli interessanti per compilare, per scrivere questo tipo di contenuto, possiamo inserirlo qui. Parti dal presupposto che qui tu puoi modificare, puoi modellare in base alle tue esigenze. Di solito io utilizzo questa leggenda, nel senso che quando l'articolo è pronto gli do un colore arancione, quando è pubblicato un colore verde. Quando non è pronto ma è stato schedulato, gli diamo un colore rosso. In questo modo io posso avere sott'occhio quello che è un'evoluzione del mio calendario editoriale. Ovviamente il colore può servire anche a fare altre cose, nel senso che posso dare un colore diverso anche all'autore, posso dare un colore diverso anche al tipo di articolo che sto pubblicando. Ad esempio i tutorial possono essere di un colore viola. I pillar article invece possono essere di un altro colore ancora. Il colore può servire a caratterizzare il calendario editoriale e a renderlo più immediato, più semplice da inquadrare. Ti ricordo solo che qui abbiamo primo ciclo,
che vuol dire che in questo modo puoi organizzare le tue pubblicazioni in blocchi da 4, 6, 8, decidi tu. Io di solito per me ogni ciclo è un mese, ok? Quindi con quest'ultima nota ti saluto e ti do appuntamento alla prossima puntata.